Allora, presidente Tesserini, questa mattina siamo in un posto anche bellissimo, qua siamo presso la Storia, siamo sulla terrazza della Storia, si vede tutta quanta la spiaggia di sottomarina. A che punto siamo per quanto riguarda il ripascimento della spiaggia? So che c'è qualche novità fresca. Ma io credo che essere a quest'ora della mattina in una spiaggia che anche dopo gli eventi calamitosi si presenta in una maniera splendida è decisamente bene augurare. Finalmente ieri la commissione tecnica del magistrato Le Acque ha licenziato con voto favorevole il progetto per la realizzazione della soffulta nella parte a sud della nostra spiaggia. Era purtroppo una occasione che doveva essere colta prima, avremmo potuto realizzare le opere prima di quest'estate, oggi non ce la faremo più, bisognerà procedere anche quest'anno col sistema tradizionale di portare ulteriore spiaggia, ulteriore sabbia alla spiaggia, ma per essere pronti a settembre immediatamente a fare le opere per l'anno a venire. La cosa però che io ritengo più importante è che oggi inizia il percorso della prima commissione regionale per l'approvazione del bilancio. Nel bilancio prevediamo delle risorse importanti per la pulizia e per il ripascimento degli arenili della nostra regione. Speriamo di essere riusciti a far comprendere a tutti che il turismo veneto si basa anche in maniera importantissima sulla realtà della difesa delle nostre coste, in particolare delle nostre spiagge. Con le ultime condizioni atmosferiche abbiamo visto che dal Po al Tagliamento le nostre spiagge non reggono più e quindi vogliamo impostare un provvedimento che dia garanzia ai concessionari, a tutti quelli che operano sulle spiagge, di poter investire e realizzare quello che serve per il nostro turismo. Se abbiamo una ricchezza è quella del nostro ambiente e quella della nostra cultura e quindi su questo lavoreremo. Io conto anche che all'interno del bilancio che approveremo, io spero, la prossima settimana, ci siano altri elementi preziosi per la nostra città. È inutile fare delle annunciazioni oggi, ma il lavoro che stiamo facendo è di riconoscere anche a Chioggia, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda le condizioni più precarie per noi come la pesca e come l'agricoltura, degli elementi di positività. Questo lo diciamo in una stagione di crisi dove risorse ce ne sono di meno, non ce ne sono di più, ma proprio per questo noi crediamo che la crisi vada affrontata e superata avendo anche delle condizioni di coraggio. E vorremmo che questo messaggio fosse trasferito a tutte le amministrazioni, mi riferisco in particolare all'amministrazione comunale, che qualche volta dovrebbe battere con forza la sua presenza in questi contesti. Mi riferisco al patto di stabilità, mi riferisco alle condizioni di risorse nostre di legge speciale ferme a Roma, dove io credo che non possiamo permetterci che le condizioni in cui ci troviamo legate a provvedimenti iniqui nei nostri confronti siano là a giacere senza avere delle risposte. Quindi speriamo che essere qua con il sole a fine febbraio sia bene augurare per le sorti della nostra regione, ma in particolare della nostra città. Abbiamo anche qua Fabrizio Boscolo del GEBIS, del presidente del GEBIS. Insomma, questa volta hai avuto la notizia proprio freschissima, ma so che tu eri già un po' informato di questo. Beh, certo, ovviamente appunto la notizia ha dato veramente grande soddisfazione, anche dal fatto veramente che il problema c'è e non è da oggi, ma veramente ormai è insostenibile. Quindi se la regione ha fatto questo passo tramite anche l'aiuto, ecco, dei nostri consiglieri regionali, credo che veramente è da auspicare che questo possa essere solo esclusivamente un inizio. Perché? Perché appunto le problematiche non sono solo queste, non è solo il fatto di andare a tamponare una situazione ormai critica, veramente di trovare una soluzione ormai non solo temporale, ma veramente temporanea, ma nel tempo soprattutto. Queste, ecco, sono le cose appunto che noi chiediamo, che alla fin fine parliamo sempre un fattore riguardante proprio il territorio, quindi messa in sicurezza e far sì che appunto il nostro territorio possa essere sempre così auspicabile di un servizio, di come si deve, anche di sicurezza. Questo sicuramente sì. Va bene, allora buongiorno a tutti e grazie dell'intervento. Prego. Ciao Fabrizio, ciao.